Ciao e benvenuti sul canale dell'Aiuta. Oggi vogliamo mostrarvi come disattivare o attivare un firewall. Ma in primo luogo, che cos'è un firewall? Un firewall è un programma software che serve come schermo per bloccare virus, hacker e worm che tentano di raggiungere il computer attraverso internet. Windows 8 e le versioni più recenti sono dotati di un firewall preinstallato. Assicuratevi di avere un solo firewall abilitato alla volta. Se avete un altro programma di sicurezza antivirus installato con il proprio firewall, assicuratevi di disattivarne uno dei due. Vediamo come attivare il firewall di Windows. Aprite il pannello di controllo, cliccate su Sistema e Sicurezza, poi cliccate su Windows Firewall. Se il firewall è disattivato, lo stato sarà disattivato. Per attivarlo, selezionate Attiva, disattiva Windows Firewall. Nella finestra successiva, selezionare Attiva Firewall di Windows, sia per rete privata o pubblica. Selezionate le notifiche attive e fate OK. Come disattivare il firewall di Windows? Per disattivarlo, aprite il pannello di controllo, cliccate su Sistema e Sicurezza, poi cliccate su Windows Firewall. Se il firewall di Windows è attivato, lo stato sarà attivato. Per spegnerlo, nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Attiva, disattiva Windows Firewall e nella finestra successiva selezionate Disattiva Windows Firewall e cliccate su OK. Se avete domande, potete contattarci sui nostri account social media o lasciare un commento qui di seguito. Grazie per aver visionato questo video. Ciao e a presto!